Grazie Alberto, è un'emozione, come diceva Anna, veramente bella, di vedere tanti giovani attivi, giovani che io conosco, che ho visto all'opera e che trasmettono una bella immagine. Vedo Matteo, vedo Filippo, ne vedo tantissimi. Giovani che sono cresciuti, che stanno crescendo, come Stefano Isaia, che quando era vostro pari età ha costruito un movimento che dal 2003, in serie di difficoltà, è arrivato oggi al 2009 a rappresentare il 25% in provincia di Cuneo. Un lavoro però, come diceva prima chi mi ha preceduto, Anna, Giorgio, Stefano, un lavoro che non si fa da soli, perché la Lega è un movimento compatto, un lavoro di squadra che ha portato ai risultati della squadra. E per questo, guardate, io esco un po' dal seminario e entro poi in quella fase che mi compete per deformazione professionale nei ruoli di cui mi occupo in provincia di Cuneo, cioè l'informatica. Facebook. Facebook è un social network di cui i giovani padani se ne stanno occupando e stanno facendo un ottimo lavoro. Perché vi dico questo? Perché come assessore all'informatica sto seguendo l'evoluzione che è dal punto di vista formativo e comunicativo della provincia di Cuneo e dei prodotti di formazione che ci offre il panorama dell'open source, che ci offre il panorama del social network. E anche se spesso non riesco, perché la mancanza di tempo è il peggior nemico, a intervenire direttamente, vi osservo moltissimo ragazzi e vedo quanto state facendo, in particolare negli ultimi mesi a questa parte. E mi congratulo con Alberto perché ieri, tra le altre cose, ho visto un'immagine molto bella e significativa che riassume quello che Giorgio Vercesio e che mi ha preceduto ha appena detto. Questa immagine rappresenta un po' tutti quelli, cioè la Lega, che si occupano nel nostro movimento in provincia di Cuneo di portare avanti il verbo di Umberto Bossi. Ma è bella non perché magari c'è la mia foto, quella di Stefano, quella di Alberto, quella di Cotta, quella di altre persone che sono qui presenti, è bella perché trasmette l'immagine di unità, quell'immagine di unità che gli altri ci invidiano, perché guardate, se ci guardiamo un attimo attorno, è vero questissimo, e non riescono a dividerci, vedete, ormai i giovani in politica è una parola di cui tutti si sciacquano la bocca ma che nessuno adopera, ad eccezione della Lega. Lo vedete chi sta per intervenire, chi è intervenuto, guardate questo parterre del tavolo, guardate il vostro parterre, tutte persone attive di un movimento che avrà il futuro presidente che è poco più di quarantenne, questo che è importante, presidente della regione Piemonte. Un movimento che ha portato al Parlamento dei giovani che voi vedete a questo tavolo, un movimento che esprime dal punto di vista parlamentare i più giovani politici della politica italiana. Questi sono i significati eccellenti di cui tutti si sciacquano la bocca, ma solo la Lega porta avanti. E così la Lega è ben strutturata. E questa immagine di unità, che mi dispiace dirlo, non hanno neanche forse i nostri alleati, ma che ci invidiano. Questa organizzazione, questa perfetta organizzazione di giovani che non hanno tempo da perdere, che non hanno tempo da sprecare in centri sociali inutili che non servono a nulla, portano solo delle problematiche sul territorio, ma gente che lavora, che raccoglie firme, che fa attenzione al territorio, non con quei quattro imbecilli che prima si diceva che hanno certo dato fuoco alla bandiera e allo striscione della Lega Nord, ma sono talmente imbecilli che si sono fatti prendere, pensate che forza che sono, alla Lega questo non capita, nella Lega Nord non capita perché i nostri giovani sanno operare organizzando gazebo, collaborando con le sezioni, con i segretari e ritorno su Facebook, organizzando dei meeting, comunicando. E perché lo ritengo molto importante? Perché voi, come tutti noi, ma soprattutto voi giovani, che io mi ritengo anche giovane, se sono sotto i 40, che avete un'importante immagine da trasmettere, la comunicazione. Voi non rappresentate solo voi stessi quando portate avanti le vostre istanze su Facebook, rappresentate un movimento importante che è la Lega Nord, rappresentate Umberto Bossi. E se lo fate bene, come state facendo, ne guadagna tutto il movimento. Ma non solo, questo comunica il nostro verbo, comunica la nostra azione, la nostra volontà, il nostro pensiero politico, ma soprattutto fa vedere quanto siamo organizzati. E di questo ve ne devo rendere merito, ve ne ringrazio. Bravo! Lo so, è di formazione professionale, ma anche questo vuol dire provincia, anche questo vuol dire comunicare. E lo state facendo veramente in maniera encomiabile. E in ultima cosa vi dico, l'abbiamo dimostrato nelle passate elezioni provinciali, siamo una macchina, tra virgolette, da guerra, molto ben organizzata. Questa stessa macchina di cui ha reso tutti noi orgogliosi nel portare Gianna Gancia presidente della provincia di Cuneo, viene richiamata per poter ripartire se mai si fosse fermata, perché qualcuno prima l'ha detto, non abbiamo bisogno di campagna elettorale per progredire, per andare avanti, siamo sempre in pista, ma quella stessa macchina che ha portato Gianna Gancia alla presidenza della provincia di Cuneo e che ci onora e che sta portando
proprio la voce della Lega Nord a livello provinciale a 360 gradi, portando in provincia di Cuneo, attuando quei risparmi che molti per anni hanno parlato. Lei in 6 mesi ha portato dei risparmi incredibili, più di 1 milione di euro per questa provincia, con tutte le difficoltà in cui si è trovata ad amministrare. Questa macchina adesso deve ripartire con un altro grande presidente, che sicuramente tra pochi mesi sarà il presidente della Regione Piemonte, ed è Roberto Cota. Roberto Cota ha bisogno di tutti noi, ha bisogno di voi giovani, ha bisogno di questa macchina perfetta che solo noi sappiamo oliare e portare avanti. Perché la Lega Nord è importante, ma tutto questo lo facciamo per Umberto Bossi, per la Lega Nord, per i nostri ideali, lo facciamo per la nostra gente, affinché Roberto Cota sia presidente. Grazie a tutti.